Piero Pan, Vigneto Calvarino 2019. Il Vigneto Calvarino, se non mi ricordo male, proviene proprio dal nome Calvario, perché è talmente difficile e faticoso andare a cogliere queste uve che è un vero e proprio Calvario. Comunque stiamo parlando della zona del Soave, chiaramente questo è un vino che ha una gradazione ancora abbordabile, perché siamo sui 12 gradi e mezzo, ma nonostante questo è un vino dall'estrema eleganza che adesso andiamo a degustare insieme. Il Soave, come sapete, è una DOC, se non addirittura una DOC IG, adesso francamente questo non lo so, vediamo qui, è una DOC da quanto sembrerebbe dalla bottiglia, molto antica. Stiamo parlando qui di vitigni, stiamo parlando di Trebbiano da Soave, di Garganica molto tipici nel Veneto. Il produttore Piero Pan è uno assolutamente dei miei preferiti, è uno dei più conosciuti, che comunque continua a fare dei prodotti eccezionali, come sicuramente sarà questo Soave che andiamo ad assaggiare insieme. Vediamo come al solito il colore, che è un giallo che vira sull'oro, con dei vaghi riflessi verdi, ma che comunque è molto limpido e luminoso, direi. È un vino molto bello da vedere sotto la luce. Andiamolo a sentire al naso, facciamolo un pochino arieggiare e sentiamo che cosa esprime al naso. Ha un bellissimo naso e con una serie di fragranze, soprattutto che virano sulla parte direi fruttata e un po' erbacea. C'è una nota di sambuco. Fiori gialli. C'è anche una vaga sensazione di tostatura, quasi di nocciola, molto interessante il naso. Andiamola a sentire al palato e alla gustativa. Un sorso che attacca subito, si sente questa nota amaricante in fondo, che però è molto piacevole, perché appunto ritorna questa sensazione di gusto di nocciola quasi, no? E molta mineralità, molta sapidità, è un vino veramente saporito, un'acidità che lo sostiene molto, diciamo, una spina acida che si sente tutta, c'ha una bella persistenza, è un sorso veramente netto, dritto, un vino piacevole, quasi divertente, ma nello stesso tempo un vino importante. Andiamolo ancora a sentire in bocca. Confermo assolutamente l'impressione, un vino molto saporito, eccezionale. Questo è uno dei cru di Piero Pan, che fa il Soave classico, il Calvarino e poi fa la Rocca, che è l'altro cru ancora superiore. Questo è un vino che sono riuscito a prendere, diciamo, in una offerta, però si aggira credo intorno ai 17, 18, 19, su queste cifre qua. Adesso qui abbiamo un bel piatto con delle melanzane grigliate e pomodorini, però abbiamo un risotto con speck croccante e melone. Secondo me questo ci sta veramente bene. Io vi auguro una buona domenica, la vostra salute e ci sentiamo presto. Ciao!